Zoom, zoom, ragazzi. Buongiorno a tutti. Benvenuti in questo nuovo vlog, nuovo giro, nuova corsa. Sono le 4 del mattino in punto. Mi sono svegliato di nuovo senza sveglia. 10 minuti prima che suonasse, quindi l'ho spenta, così non ho sentito quel odioso suono. Mi sono alzato ed eccomi qua a preparare la colazione. È venerdì, raga, meno male, che bello. Oddio. C'è ancora oggi da affrontare, è ancora domani, però si sta avvicinando il mio riposo. È la fine del turno di mattina. Bene, questa è la voce del mattino, ovviamente. Noi ci sentiamo tra poco, dopo il caffè, ed eccomi qua. Benvenuti, ciao a tutti. Buon sabato sera, se mi vedete di sabato sera, o buona domenica, se mi vedete domenica mattina, eccetera, eccetera. Un bacio, a tra pochissimo. Vado a fare il caffè. Ecco la mia faccia del mattina, raga. Allora, intanto volevo dirvi una cosa, ma che un pochino già sapevo. Andare a letto alle 11, alle mezzanotte. Svegliarsi alle 4 e andare a letto tipo ieri alle 9 e mezza di sera, veramente alle 9 e mezza dormivo, e svegliarsi alle 4 alla fine la differenza è proprio sottile, perché ieri mattina mi sono svegliato, sapete, lo stesso prima della sveglia, assonnato, comunque lo sentivo che ero abbastanza stanchino. Invece, cioè, stamattina, dopo aver dormito un po' più di ore, vi ho detto 9:30, veramente mi sono svegliato lo stesso prima della sveglia, comunque ancora ho un sonno pazzesco, però senti un pochino meno meno pesantezza, diciamo così. Però alla fine fa veramente poca differenza. Comunque, volevo dirvi questo. Vi devo aggiornare sul tempo. Intanto fuori c'è 1 grado, raga, uno un grado. Quindi mentre oggi ne farà 16, però a differenza di ieri non dà pioggia o temporali. Ieri, raga, una cosa pazzesca. Sono uscito di mattina sempre col freddo. Poi ha scaldato. Alle 2 ha fatto quella bomba d'acqua, diciamo così, un termine che non piace tanto. Aspettate che tanto apro, così la lascio aperto, che ieri mi sono dimenticato. Tanto devo andare a fare la doccia. E poi ha piovuto, poi è uscito caldo. E verso le 6 erano, è sceso un freddo, raga, subito, che veramente lo sentivo proprio a casa. È pazzesco. Insomma, marzo è pazzo, aprile è suo gemello e maggio è suo fratello. Come mi è uscita così. Ah, grazie, perché le poesie le poesie mi stanno piacendo, a parte a Bauletta, va bene, che mi, le Bauletta, non ti piacciono le mie poesie? Come mai? Sto scherzando, ovviamente. No, cioè, è scritto che no, in modo ironico, che fanno un po'. Però vabbè, ognuno ha i suoi gusti. Oh. Io continuerò a scriverle, dopo per pomeriggio ve ne scrivo una. Adesso il tema non lo so. Comunque mi piace, mi piacete così sinceri. Allora, dicevo, intanto che devo scappare a fare la doccia, ma. Ah sì, che oggi il tempo sarà così. È confermato che domani, sabato e domenica, soprattutto domenica, è inverno. Quindi io secondo me tutti i progetti fatti mi chiuderò in casa, poi salvo sorprese ovviamente. Domani ha messo, a parte che lavoro fino alle 2 pomeriggio, ha messo 11 gradi con la pioggia. Che già, vabbè. Ma domenica ha messo pioggia tutto il giorno, addirittura ho visto il nevischio e ha messo 6 gradi pomeriggio, raga. Quindi domenica super rilassante, anche se poi lunedì ho la chiusura al lavoro, quindi dormo, però vediamo, ho detto salvo sorprese. Quindi tornerà un pochino d'inverno e poi per Pasqua invece è da 19 gradi, vedremo, è ancora troppo presto. Allora vado a fare la doccia, raga, vi saluto ancora prima di uscire. Ah, preparo lo zaino per il ragazzo, che se non viene a prenderlo oggi, raga, veramente mi abbia. Non che mi arrabbio, però scusate, non è normale, no? Speriamo che viene, me lo sto portando avanti e indietro e non mi sto portando il mio. Devo anche prepararmi la borraccia dell'acqua, ma ho tempo ancora. Allora, facciamo così. Alle 2, raga, oddio, il mio naso.
queste immagini. Pardon, scusate, è in ciuligu. Allora, alle 2 oggi sapete che non torno a casa, ma il mio amico viene a Regensburg, andiamo a berci un caffè, perché lui è libero oggi. E quindi andiamo a berci un caffè in città, visto che farà un pomeriggio così bello di sole, e poi tornerò a casa. Gli ho detto anche ieri, non tardissimo, guarda, esagerando, alle 5 voglio essere a casa, così poi mi faccio un po' di, mangio qualcosina e insomma. E domani è sabato, raga, l'ultimo giorno. Non vedo l'ora che siano domani sabato alle 2. Sapete, quando vi sentite leggeri, che avete tanto tempo da stare in relax. Gli uccellini cantano come se non ci fosse un domani. Ci sentiamo dopo. 5 meno 10. Super, super. Voglio fare la doccia. Allora, sto per uscire, raga, 7 minuti. Esco fra 7 minuti. Sono pronto, docciato, super profumato. Perché quando apro una clip io mi penso cosa devo dire, devo dire qualcosa e apro la clip e poi mi dimentico subito appena vi saluto. Ma perché? Pourquoi? Verum. Oggi sono internazionale con le lingue, vi dico tutto in tutte le lingue. No, a parte gli scherzi, vi avevo detto che mi sono bucate, praticamente sono già inutilizzabili perché già si vede il buco sul ditone, le scarpe che mi aveva regalato Elena l'anno scorso al mio compleanno, comodissime. Quelle grigie della Nike, quindi sto usando altre scarpe ovviamente che ho, ne ho sempre, però devo acquistarne una adesso in vista anche per l'estate, insomma per la bella stagione, comode soprattutto. E intanto sto usando queste, aspettate se riesco a girare, sto usando queste che sono prese tempo fa, vedete quelle bianche, sono sempre comode, sempre belle, della Lacoste, guardate. Sono originali, le avevo prese scontatissime. Sono belle e comode, adesso che arriva la primavera vanno benissimo. Veramente bellissime. Eccole qua, sono originali, però erano scontate tempo fa, al 40, 50, o metà prezzo, qualcosa del genere. Quindi sono sempre belle e forti. Quindi sto utilizzando queste adesso in attesa poi che farò l'acquisto, come vi dicevo, delle scarpe. E poi a metà aprile, fra 3 settimane più o meno, devo fare un bel po' di. Devo fare un haul, no, devo fare shopping. Vado a comprarmi un po' di vestitini, di pantaloni, così per l'estate, ecco. E quindi vi farò poi vedere tutto. Nelle mie ferie comunque. Che le mie ferie si stanno già un pochino formando, nel senso che già 2 giorni ho li ho occupati sugli 8 giorni, che può essere che siano 9, un'impressione che siano 9 giorni, speriamo, se mi attacco il libero, ho già sentito qualcosa sul nuovo piano di lavoro. Comunque facciamo 8 giorni, poi se sono 9 meglio ancora. Un giorno lo passerò con una coppia di colleghi, di ex colleghi, di amici che lavorano in gelateria. Sarebbe lunedì 15. La mattina vengono e poi andiamo a Regensburg, facciamo una passeggiata, andiamo a mangiare insieme a pranzo, eccetera, eccetera. Il mercoledì invece, che adesso non mi ricordo, che dovrebbe essere il 15, il 17, 17 o 18 giovedì, comunque con la mia amica di Weiden ci incontreremo per pranzo e lì vorrei portare mia mamma, se ha voglia, se se la sente, perché vorrebbe anche incontrarla. E questi sono i 2 giorni sugli 8 già pianificati. Ovviamente le 2 domeniche attaccate delle mie ferie sono di relax. E poi vedremo. Piano piano si stanno formando, ecco, quei giorni di vacanza che, vi ripeto, arriveranno fra 3 settimane. Quindi c'è ancora un pochino. Va bene, vi mando un bacio, esco e noi ci sentiamo pomeriggio sera. Vi aggiorno sempre sulla mia vita. Così, vita tranquillissima, grazie a Dio, adesso molto tranquilla, una vita normale. Non è una vita in vacanza, come diceva la grande Irene Grandi, la grande Irene Grandi, ve la ricordate? Cioè, penso proprio di sì, perché non torna Irene, torna. Vi mando un bacio, ci sentiamo dopo. Vado a lavorare, vado a guadagnare un pane. C'è anche nebbia, raga, eh sì, con l'umidità. Dopo la pioggia di ieri e il freddo che sta facendo, di mattina c'è nebbia. Che atmosfera!
Però fa sempre luce prima, eh? Vedo già che in fondo è chiaro il cielo. E sono le 5 e un quarto. Non so se avete visto quella bici. Ogni giorno lo incontro quel ragazzo e non so che cosa consegna. O pubblicità, tipo i volantini, i giornali. Perché mette della roba tutti i giorni nella cassetta della posta. Oppure tipo la posta della città, perché la posta della città viene consegnata da una persona specifica, non dalla posta. Cioè quelle, le lettere che arrivano dal comune, roba così. Mi ricordo anche a Nittenau c'era una signora che lo faceva. Ecco qua. Mi porto sempre con me nella passeggiata, mi fa piacere. Va bene, però ora vi lascio. A più tardi. Allora raga, sono le 14:10, oggi non piove, però pensavo che c'era più caldo, invece ci sono 13 gradi, sono uscito senza giacca ma poi me la sono infilata raga. Sto aspettando il tipo dello zaino, e se non viene lo picchio. Mi ha detto alle 2 e un quarto sono alla fermata del bus qua, io alle 2:20 prendo il bus, gli ho detto guarda alle 2:20 prendo il bus e poi non è che me lo riporto a casa e poi di nuovo te lo devo portare qua, quindi sto aspettando. Secondo me viene col bus che prendo io perché va a scuola a Regestauf, vediamo. Vi faccio sapere dopo a casa. Il mio amico invece ha dovuto per impegni, non viene. Allora, mi dispiace ovviamente, ma sono anche contento perché vado a casa, perché sono davvero stanco, giornatina proprio, mattinata proprio lunga. Quindi dopo arrivo a casa e vi faccio sapere tutto. A tra poco! Ecco che vado a casa, raga. Anche qui ho trovato una scorciatoia. Qui dal cimitero di solito andavo lì, battagliavo, però taglio direttamente qua, che è anche un bel posto. E sì, adesso si sta un po' meglio. Prima c'era l'arietta gelida, qua si sta un po' meglio, vabbè. Sì, passa da qua dietro, che bello, mi piace questo posto. Ecco, di solito io tagliavo lì, la stessa cosa, però mi piace. Belle anche queste casettine, queste palazzine, proprio nel verde. Adesso io giro qua a sinistra e prendo il rettilineo e sono nella mia strada. Così vi faccio vedere intorno a casa mia. Sento che passa qualcuno. Un po' specie di postino, un altro. Non è che quello di stamattina che girava alle 5 di mattina. Qua invece sento un rumore. Forse stanno. Ah, sta tagliando l'erba. Casa mia è laggiù, in fondo a questa strada. Tutti hanno sti giardini fantastici. Eccomi qui. Queste sono praticamente le tre palazzine vicine e l'ultima è mia. Una, due e tre. Mia, sì, l'ho comprata. Stanchezza, raga. Questo è il nostro praticamente. Il nostro parcheggio auto, il nostro giardinetto. Ah, adesso arrivo a casa, nella cassetta della posta c'è un pacchettino che vi devo far vedere, che mi sono comprato una cosina. Che caldo però, adesso fa caldo raga, mamma mia. Mica è normale sto posto. Questo è il nostro giardino. Ci sono le margheritine. Ecco qua, ecco casa mia. Benvenuti. Sono sbucati questi fiorellini. Ok.
Allora, vi state muovendo come non so cosa. Ciao ragazzi, ciao ragazze. Io sono tornato a casa, come vi ho detto. Mamma che stanchezza. Però ho approfittato di quello che ho ricevuto inaspettato. Io vi ho detto che doveva arrivare un pacchettino. Non fate caso alla mia faccia, raga, sto bevendo intanto un caffè. Come sono stanco? Allora. Mi è arrivato sì il pacchettino da Amazon che stavo aspettando, che è questo qui. Ah, poi dietro la porta, dietro il portone, c'era questo, raga. Un super pacchettone da Emanuela che mi aveva, mi sembra, detto che mi stava preparando qualcosa. E come l'ho visto, sono rimasto, oh mio Dio, troppo contento. Quindi lo apriremo insieme, anche se in realtà, guardate, si è un po' aperto. Cioè, praticamente. Basta fare così, io spero che io non ho guardato dentro, spero che non hanno rubato niente, ma secondo me perché era molto la colla si è scollato, insomma. Speriamo che c'è tutto dentro, Emanuela, fammi sapere poi dopo che unboxo tutto. Credo che devo accendere la luce. Forse è meglio perché sono andato via. Ok, ho preso. Cos'è che ho preso? Ho acceso la luce. Ragazzi, a me le mattine mi cuociono. Allora, quindi ho detto, approfitto che c'è questo pacchettino, attacco, metto il telefono nel treppiedi, attacco il microfono, chiacchiero un po' con voi, faccio vedere tutte le cosine, anche una cartolina, e anche perché c'è un'altra novità. Adesso so che cosa farò domani, ma siccome domani torno dal lavoro, mi faccio una doccia, mi cambio veloce e vado a prendere un treno. Quindi poi andrò a Norimberga, adesso vi dico con chi, perché e cosa, e quindi tornerò a casa tardissimo. Poi domenica sarà super rilassante visto che farà inverno, nevischio, vento, pioggia. Quindi. E allora entro stasera devo editare questo video e poi programmarlo per sabato sera, perché domani sabato io non sono a casa praticamente. Quindi devo farlo anche adesso, quindi chiacchieriamo un attimo, vi mostro con calma tutte le cose e concludiamo questo vlog, raga. Un po' particolare, un vlog del sabato praticamente, perché l'ho cominciato stamattina se non sbaglio. Allora, intanto il ragazzo è venuto col monopattino, lui abita a Regensburg. È venuto alla fermata del bus, ha preso lo zaino, mi ha ringraziato 100.000 volte, per poco si inginocchiava. Io ho detto, guarda, sono stato felicissimo che l'hai ritrovato. E poi ancora, lui aveva chiamato anche la compagnia del bus, ha detto, se troviamo qualcosa ti facciamo sapere. Ma io l'ho preso perché so che se lo prendeva qualcuno di poco di buono, non lo ritrovava più questo zaino, per quello l'ho preso, raga. Bene, quindi tutto a posto. Ha detto che mi ha chiesto anche l'amicizia su Facebook e poi ha detto che lui già veniva al Kaufland a comprare, adesso verrà poi a trovarmi, eccetera, eccetera. Come un bravo ragazzo che vi ho detto che lavora per DHL, sta cercando, di studia, insomma, bravo, bravo. Ok, quindi, cin cin. Quindi questa cosa è fatta. Il mio amico non è venuto oggi perché ha degli impegni improvvisi. Mentre domani, dicevo, vado a Norimberga col treno delle 4 meno un quarto. Quindi ho un'oretta per prepararmi e poi ripartire. Poi incontro Simone che deve fare delle commissioni a Norimberga e ci mangiamo una bella pizza a Norimberga. Facciamo una passeggiata. Domani pomeriggio non ha messo pioggia lì, anzi, ha messo anche 14 gradi, vedremo. E poi adesso devo ancora avvertirlo, ma il mio amico, siccome il treno passa anche dove abita lui, allora io prendo il treno da qui, si ferma il treno a Schwandorf dove sale Simone, poi il treno continua, si ferma a Sulzbach dove abita il mio amico, sale anche lui e poi andiamo tutti a Norimberga e facciamo il pomeriggio e sera lì. Quindi vi ho detto anche il mio sabato, farò un nuovo vlog ovviamente. Adesso però è arrivata l'ora di farvi vedere le cosine. Allora, intanto la cartolina che viene dalla Francia. Dal post crossing è il nome da José. Stavo dicendo nome è impossibile, invece l'ha scritto sotto bene. José, siccome ha scritto Alemagna, secondo me o è portoghese o spagnolo, ma penso portoghese. Ha scritto in inglese José dalla Francia, da oddio, Jussi 70 Hotel de Ville. Vabbè, non so da che paese viene. Comunque, guardate.
Eccola qui, sono i monumenti dove abita, sicuramente. Questa è la cartolina, vedete sotto c'è scritto José. Ciao José. Ma poi anche un nome anche argentino, José, non lo so, spagnolo comunque o portoghese. Bene, questa è la cartolina, adesso vi faccio vedere quello che mi è arrivato da Amazon e poi apriamo il pacchetto di Emanuela che non vedo l'ora. Mi faccio ancora un sorso di tè. Eh sì, di tè, del caffè. Mi ha tratto della Sardegna sempre qua, regalata da mia mamma. Ok, bene, prude il naso. Apriamo il pacchettino di Amazon. Allora, era un'offerta perché questa cosa costava sui 30 euro, scontata a 15. Io avevo 5 euro di bonus e quindi l'ho pagata 10 euro. Sono dell'AKG. Quelle che una volta davano con i telefoni Samsung, praticamente sono delle cuffiette che si sentono benissimo di questa marca, fatte apposta per Samsung. Niente di meno, niente di più, perché io ascolto la musica quando viaggio e quindi mi piace. Avevo bisogno perché le altre non... le avevo pagate pochissimo, una marca sconosciuta e... Non si sentono malaccio, però queste qua, visto che avevano, che l'ho pagate 10 euro invece di 30, sono comunque sempre della Samsung, fatte per la Samsung, ottima fattura, non la fattura, la fattura col USB-C perché non c'è più, non, nessun, quasi nessun telefono c'ha la vecchia entrata lì, come si chiama? Micro, no, 3.5, non so come si chiama. Comunque, questo è il mio acquisto, 10 euro al posto di 30. Cuffiette Samsung AKG, me le consiglio. Bene, adesso vanno bene anche per l'iPhone perché gli iPhone nuovi hanno quell'attacco, l'USB-C, quindi vanno bene anche mi sentono rumori strani per le iPhone. Benissimo per le iPhone, per gli iPhone. Bene, ma adesso Emanuela siamo pronti ad aprire il tuo pacchettino. Ah, qua ci sono tutti i gommini per le orecchie di ricambio, ma io a me mi vanno sempre bene quelli. Quelli che mettono loro, che infilano loro. Allora, eccolo qua. Allora, io faccio una cosa. Vorrei pescare a caso, cioè, però siccome devo cercare il bigliettino prima, vediamo un po' se c'è qualche cartolino o bigliettino. Ok, lettera, perché prima mi voglio aprire quella. Poi frugo, 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 speriamo che non hanno rubato niente, fammi sapere Emanuela. Quindi apriamo subito la lettera. La chiusa con un angioletto, ma che carina, quanto amo queste cose fatte da voi, queste idee vostre, questo ingegno. Benissimo, andiamo. Vabbè, la cartolina coi fiori, che bello, non profuma. Grazie, andiamo a leggere. Wow. Ciao Palino Zoom Zoom, spero che tu e la tua famiglia stiate bene. Spero anche che questa busta ti arrivi prima di Pasqua. Sì, è arrivata prima di Pasqua. Sono solo dei piccoli pensieri, ma figurati. Già ho toccato, ho sentito qualcosa. Già questo è un pensiero, bellissimo. Pensa a tutto quello che c'è dentro. Lo dico sempre, non importa cosa mi mandate. Perché avete perso del tempo, magari speso dei soldi, sì, appunto, anche per spedire le buste che costano un sacco di soldi i pacchettini dall'Italia per me. Quindi una gioia, anche se mi mandavi la busta vuota. Quindi sono solo dei piccoli pensieri, anche se la busta è esagerata. Ah, dice che la busta è più grossa del contenuto, ma vabbè, per sicurezza. Buono, gentile, umile sono qualità che purtroppo al giorno d'oggi se ne trova poca. Un grande abbraccio e auguro a. Auguri di buona Pasqua a te e family con amicizia, affetto Emanuela. Grazie, che bello. Questo lo metto nella mia collezione praticamente di bigliettini di auguri vostri e non solo. Richiudiamola con l'angioletto. Grazie, grazie. Adesso pesco a caso perché non penso che ci sia un ordine. Quello che mi ispira di più. Allora, questo intanto, questo mi incuriosisce di più. Ah, è un'altra bustina, cioè, ha proprio. Fatto tutto per bene, hai fatto tutto per bene, Marvella. Scusate il mio naso. Allora, apriamo senza fare danni. Ok. Sento qualcosa. Perché pensavo che era un'imbottitura per le altre cose, invece c'è qualcosa dentro. Vediamo un po'. Ma poi le cose che mi mandate sono
sempre precise, cioè perché sapete i miei gusti, sapete cosa mi piace. Allora, oddio, è una cosa delicata. Che bella! È una farfalla. Una farfalla piumosa. È una spilla, quindi devo già trovare il punto dove appenderla. Oddio, scusate, è il caffè questo. Sto guardando in giro, so dove appenderla. La vedrete presto, nel prossimo vlog vedrete dove l'ho messa. No, ma è spettacolare, raga, vedete, si appiccica. Emanuela, purtroppo non ho i capelli, se no me la sarei messa subito sopra i capelli. Ah, ma si attacca lo stesso! Oddio, no, dai, paura di romperla. Ai, ai, i miei due capelli rimasti sono rimasti adesso sulla farfalla. Ok, no, bellissima. Poi vi farò vedere nel prossimo vlog dove me la metto. Ok, questo è vuoto. Che caldo, ma è l'emozione. Ok, poi questa è una cosa grossa, questo è morbido. Questo. Ok. Wow. Vedo qualcosa. Mi vedete? Sì. No, che belline sono le uvette per appendere, per fare l'albero di Pasqua. Allora, anche queste, devo subito trovare un posto. Sì, anche questo l'ho trovato. Tutto nel prossimo vlog, ecco, così vi lascio sulle spine. Beh, questo è un modo, mamma mia che sorpresa, un modo per concludere il vlog spettacolare. Perché ho detto, devo chiuderlo subito oggi, sabato, che cosa faccio? Cosa faccio vedere ai miei amici, oltre alle cuffiette che sapevo già? Bene, come si fa? È arrivato... Che stai facendo, Paolino? È arrivato puntuale, ecco, bene. Guardate. Queste le appendo, dai, ve lo dico. No, non ve lo dico. Che belle che sono. Io non ho mai fatto l'alberello di Pasqua, adesso ce l'avrò anch'io. Aspettate, ve l'ho fatta. Allora, quella bianca ve l'ho fatta vedere, questa qua. Mamma mia, bellissima. E questa gialla che ve l'ho fatta vedere veloce. Grazie. Questo me lo conservo perché sapete che mi servono. Poi, allora, c'è una, due, tre cose, penso. Allora, questa grande grande la voglio aprire per ultima. Vediamo questo. Che cosa mi hai messo qua dentro? Dalla forma è birichina. No, penso di... Ah, oddio! Che fine penna, no! Guardate! Morbidissima, tra l'altro, è una penna a fiore. Che bella! No, che bella che è. Dove posso scrivere? Qua nella tua cartolina scrivo grazie. Wow. No, ma adoro. Emanuela. O Manuela. Grazie Emanuela. No, ma come scrive bene. Bellissima. Guardate. No, ma io impazzisco, io non rimango senza parole, sembro un bambino. Ah, volevo farvi vedere come scriveva. Ecco. Anzi, mi faccio una fotocopertina così, è fichissima. Aspettate. Così, aspettate. Grazie Emanuela, si legge. Dai, tanto non avete niente da fare. Aspettate. Facciamo così. Ok. Me la sono fatta. Bellissima. Ah, al contrario. Dai Paolo, non perdere tempo. Stai facendo perdere tempo ai tuoi utenti. No, potevo farla così, ma poi vi spoileravo quello. Va benissimo. Grazie. No, fantastico. No, ma che bella. Questa qua la metto in un vasetto. Sembra un fiore, è un fiore. Bene, allora. C'è una cosa grossa, lascio per ultima, e poi questa cosa morbidissima. Mamma mia.
Ecco per Pasqua, le ovette, anche questo è Pasquale, allora, vediamo un po'. Ciao! Ma è un coniglietto Pasquale, no, che bello! Che morbido! Ma si appende? Oddio, si appende così, come fa? Aspettate, io non capisco. Come appenderlo? Ah, rimane così. Che carino! Allora lo posso appendere da qualche parte. Appenderò tutto, Emanuela. Tutto. Ma dai, è troppo bello. Guarda, sta bene col mio orsetto. Ciao, orsetto, io. Mamma mia, che caldo, mi sono emozionato. Allora, adesso c'è l'ultima cosa gigante. La busta è vuota, Manu. Oddio, fatto vedere il tuo indirizzo. Speriamo di no, perché no, speriamo di no. Allora, chiudiamo. Ok, quindi dimmi se è tutto qua, se non c'era altro. Questa è la cosa grande. Cosa da colorare. Color Toon, libro re relax. Rallegra le tue giornate con le icone e i disegni. No, Toon. Colorare aiuta la concentrazione, migliora l'umore e libera lo stress. E allora cosa aspetti? Color Toon. No, è un libro della Toon per colorare. Wow, vedo l'ora di aprirlo. Ah, ma ci sono anche i colori. Ci sono anche i pastellini, vediamo. Ah, i colori principali. Sono sei. Ci sono anche i pastellini. Ah, è della, proprio della marca Toon, ma che bello! Grazie. E vediamo il libro. Eccolo qua, carinissimo. Vediamo i disegni. Ah, sono tipo mandala. Ma che carini, guardate. I fiori. Questo. No, bellini, sono piccoli mandala praticamente. Grazie, adoro. Stupendo. Non ho parole. Vediamo cosa c'è. Ah no, c'è tutto. Allora, non so più cosa dire. È bellissimo tutto. Adesso vado subito a prendere le uova, a mettere tutte le cosine. Grazie. Io quando apro i pacchi mi rivedo i video e faccio pause lunghissime perché mi blocco, perché penso a queste cose qua che sono bellissime, raga. Bene, veramente bello. Ti mando un bacio, Emanuela, un abbraccio, ma anche a tutti voi, perché, anzi no, facciamo una cosa. Adesso chiudiamo qui, poi vi saluto dopo per bene, dai. Non concludo ancora il vlog perché ho tempo. Ma che stupido, ho tempo fino a stasera. Pensavo che adesso dovevo. Non è sabato che devo andare a Norimberga. Bene, ma vado a farmi un pisolino perché, come vedete, nella mia faccia ne ho bisogno. Vi ringrazio. Ci vediamo tra pochissimo per i saluti finali. Magari saranno passate 2 ore, sicuramente. Comunque il tempo sta scaldando adesso. Sto sudando, non è solo l'emozione. Sta scaldando, secondo me, 29 gradi lì. Allora, raga, sono le 4:10, io non ho ancora dormito, non so se oggi dormirò, sinceramente. Preferisco fare una dormita stasera. Anche perché tra poco poi mi cucinerò qualcosa, mi devo lavare i piatti ancora di ieri, quindi pulirò la cucina. Poi sinceramente non ho sonno, adesso stavo guardando qualche video su YouTube ed è uscita una nuova canzone di. Sapete che io mi piace tanto Ultimo, quindi. Di Ultimo, che canta in napoletano, tra l'altro, è Geolier, non so come si chiama, che lui, ma lo conoscete da Sanremo, sinceramente non è che non mi piace, non mi, né mi piace né non mi piace, cioè un po', non indifferente, sembra una brutta cosa, non è un cantante che ascolto, insomma, anche se ha avuto successo a Sanremo, però ho visto che c'è Ultimo, quindi sto ascoltando questa canzone ed è davvero bella, ve la consiglio. Adesso l'ascolterò, la prima volta la sto ascoltando, l'ascolterò un paio di volte, tra l'altro devo ancora più provare le cuffie che ho qui, quindi adesso l'ascolto, prima mi guardo il video, poi l'ascolto tramite le cuffiette, così vedo se mi piace veramente, ma mi sa proprio di una bella canzone orecchiabile, romantica.
Bene, c'è un sole bellissimo, vi ho detto che la giornata si aggiustava, per domani abbiamo organizzato tutto, domani mangeremo in un locale turco barra orientale barra iracheno, non lo so, mangeremo carne e poi magari filmerò qualcosa. Niente, io mi sto godendo un po' il divano, ci sentiamo dopo, prima di che mi metta a cucinare, poi così vi saluto. Bel pomeriggio. E fa vera si sta veramente bene, mamma mia. Bene, 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 bene. A dopo. Ciao, la mia pecorella. Ah, ho peso tutte le cosine di Emanuela, messe tutte in bella vista. Ve le faccio vedere però nel prossimo vlog. Benissimo. Allora, raga, vi ho detto prima che questo vlog era il vlog del sabato. Sì, esce sabato sera, che deve uscire sabato sera. Ma non è il vlog della giornata di sabato, è il vlog della giornata di venerdì. Che fuso Paolino che sei! Comunque, adesso io piano piano mi preparo, perché è già passata un po' da prima che ero sul divano, è passata un'oretta quasi. Quindi vi lascio andare, vado a prepararmi qualcosa da mangiare, poi basta, poi torno sul divano. E così, e niente, tutto bene, ma che bella giornata che è uscita, viene voglia di uscire, ma no, non si può perché domani si lavora ancora. Domani, dai, domani faremo una bella passeggiata, speriamo che il tempo veramente regge come promesso e tutto quanto. Io ringrazio ancora Emanuela, ringrazio voi per aver visto questo bello, bellissimo, stupefacente vlog. Vi do appuntamento a quando? Forse già domenica sera? Forse, forse, non lo so, raga, non vorrei promettervelo. Dai, diciamo così, o ci vediamo domani o ci vediamo martedì. Ecco, facciamo, perché lunedì non pubblico questa volta. Lunedì non pubblico. A meno che non succeda qualcosa di eclatante. Mi arrivi un altro pacchettino, non lo so. Dai, forse ci vediamo domani, raga, forse. Se no, vi lascio liberi. Siete liberi. Vi voglio bene, vi mando un bacione grande, un abbraccio forte, un like, un commento, datemelo sempre. Ma ne vedo, vedo, vedo che sono sempre tantissimi. Io devo anche preparare, magari adesso se sono di buona voglia lo posso anche preparare, un video speciale che non potete mai immaginare, altro che quello altro che il video a letto delle domande di Elena, altro che scandali. Vedrete, vedrete questo video, voi non potete immaginare e non potete immaginare dove sono andato, soprattutto. Quindi, però, è un po' complicato montare quel video, perché le clip ce le ho pronte, ho girato tanto quando sono andato in questo posto e mi viene già da ridere, però è bello, ma no, non potete immaginare. Provate a scrivermi qua sotto, non potete immaginare dove sono andato e cosa vi farò vedere là. Va bene, grazie di tutti ancora. Grazie di tutto. Ci sentiamo domani. Dai, diciamo che ci sentiamo domani. Non lo so, speriamo. Un bacio. Buona quello che volete. Buon sabato sera, ovviamente. Buona domenica. Come dicevo stamattina all'apertura del vlog. Se mi guardate sabato sera, buona sabato sera. Se mi guardate domenica, buona domenica. Se mi guardate durante la settimana, buona settimana. Insomma, buon pranzo, buona cena, buona colazione. Un bacio a tutti. Siete top e yeah. Zoom zoom.